Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Comincio questo video facendovi vedere subito il pacco che mi è arrivato ieri. Lo stavo aspettando e, come la volta scorsa, è arrivato in tempi velocissimi. Sono stata contattata nuovamente da Jenny della Safety On. In realtà ci eravamo lasciate l'altra volta quando mi ha inviato la tenda magnetica, con la speranza da parte di entrambe di continuare a collaborare insieme. Anzi, se qualcuno non ha ancora visto il video della tenda magnetica, ve la lascio linkata o di qua, non mi ricordo mai da che parte stanno, così potete andare a vederlo. E Jenny qualche giorno fa mi ha scritto chiedendomi se ero interessata a ricevere un copritivano e io non ho esitato a dirle sì perché io non trovo mai un copritivano che vada bene per il mio divano. Anzi, la ringrazio perché ha riposto nuovamente fiducia in me e mi ha inviato il copritivano. Ora ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Questa è la foto, è un copridivano adatto per i divani angolari o a L come il mio. Ve lo faccio vedere. Lo apro. Io ho scelto un color marrone e ringrazio Jenny perché mi ha mandato il colore che sta meglio nella mia sala, con i colori della mia sala. Ora spero che la telecamera renda. Aspettate, eccolo qui. Questo è il color marrone. È un tessuto al tatto morbidissimo, è proprio morbido, morbido. Ora, io ho letto un po' di informazioni, però comunque è in vendita su Amazon e potete leggere tutto quello che riguarda il copridivano, però qualche informazione ci tenevo a darvela anche io. Allora, come ho detto, è un copridivano che si adatta a divani ad angolo e a L, e le misure vanno da 1,90 m a 2,30 m. È resistente alla polvere e la copertura c'è scritto che non scivola perché il materiale comunque è un tessuto elasticizzato e poi c'è anche una fascia che va a far aderire bene il copridivano al nostro divano. In più, quando ho letto questa cosa, sono rimasta contentissima. Allora, si può lavare in lavatrice ad acqua fredda, non si può caldeggiare, ovviamente. In più, la cosa fantastica è che si può asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. Questo vuol dire che anche quando fuori piove o è inverno, è freddo e le cose non asciugano bene fuori, noi possiamo comunque lavare il nostro copridivano ogni volta che ne abbiamo di bisogno. Ora mettiamo il copridivano. Mettere il copridivano è davvero semplice, sono due teli che andiamo a mettere. Una cosa che ho notato nel mentre che montavo i due teli, che pur tirando le cuciture non si sono allentate minimamente. Questo secondo me è dovuto al fatto che il tessuto è davvero tanto elastico e soprattutto è morbidissimo. Questo aiuta tanto a non far tirare le cuciture e per me è una cosa ottima. Thank you.
divano messo, ora ve lo faccio vedere un po' più da lontano nel suo insieme. Eccolo qui. Ora c'è un'ultima cosa da fare, cioè vi faccio vedere, ho lasciata una fuori apposta, andare a legare fra di loro le fasce, ma mi farò dare una mano oggi da Stefano, così aderirà al meglio, ma già così a me piace. Nella confezione ci sono anche due fodere per cuscini. In più ci sono anche 8 di questi cilindri, ecco, hanno una forma cilindrica e servono da mettere tra il divano e la fodera e così aderirà ancora meglio. Io non li ho messi per ora, però oggi quando poi Stefano mi dà la mano vedo. E insomma, comunque il risultato già così a me piace proprio tanto. Mi piace proprio anche la fodera scura come stacca con i mattoncini bianchi dietro. E questo è. Fatemi sapere se vi piace anche a voi. Ora ci mettiamo a preparare il sugo per il primo di oggi e farò un sugo con carciofi, piselli e salsa di pomodoro. Andiamo a prepararlo insieme. Io ho già messo l'olio nella pentola e uno spicchiettino di aglio, ora accendo. E quando l'olio sarà caldo andrò a mettere i carciofi tagliati a fettine fini. Ora tappo e faccio cuocere qualche minuto, un 10 minuti, e così i carciofi si ammorbidiscono e poi vado avanti a preparare il sugo. Ora vado ad aggiungere i piselli. Insaporisco con un po' di sale. Un po' di pepe e un po' di peperoncino. Ora metto la salsa di pomodoro. E allungo con un pochino di acqua. Ora tappo e lascio cuocere. Io oggi andrò praticamente a preparare anche il riso che aggiungerò da ultimo al sugo e andrò a amalgamare tutto insieme. Dopo pranzo io e Stefano ci siamo dedicati al nostro giardino e io quando sto con le mani nella terra sono sempre contenta, mi piace proprio anche il profumo della terra e dell'erba, questo è proprio il mio mondo ideale. Io ho piantato due piantine di edera che avevo comprato in offerta a Lidl, le ho messe lungo il confine così. Andranno anche ad abbellire dove c'è la rete che segna proprio il confine. Noi avevamo messo anche un telo ombreggiante, ma sinceramente non è che mi piace più di tanto. Ho piantato anche una piantina di ribes e una piantina di lampone. E finalmente ho seminato anche i semini del basilico nella miniserra che avevo comprato a Lidl e che vi ho fatto vedere nello svuota spesa. Scusate la Maggie, ma passa sempre davanti. E quello che vorrei dirvi è che io ho questa passione. In tante mi scrivete che stando tanto a casa non sapete cosa fare, non sapete come passare il tempo. Non serve un granché, non serve un giardino, basta anche un piccolo balcone, basta anche una finestra e potete mettere qualche piantina se anche a voi piace, ma
Potete sfruttare questo momento che ancora persiste nonostante sia passato un anno per trovare comunque un hobby, un qualcosa che vi piace fare. Pur dovendo rimanere in casa parecchie ore, credetemi, ci sono tantissime cose che si possono fare. Come avete visto, oggi ci siamo dedicati al giardino. Ho ripreso qualche momento di quello che ho fatto. Non ho ripreso da ultimo quando abbiamo tolto il nostro ulivo dal vaso, perché si era incannuvolato, si era alzato un po' di vento e in più io e Stefano abbiamo fatto una fatica immane a toglierlo. Il più del peso, poverino, se l'è sobbarcato lui, però insomma ho dato una grande mano anche io. Magari nei prossimi giorni vi faccio vedere dove lo abbiamo messo. In più mi devo anche informare, Roby, chiederò a te, penso, di come potarlo al meglio, perché ora che è in terra, insomma, ci siamo resi conto che ci sono dei rami troppo bassi, bisogna potarlo al più presto. Così, insomma, non dà neanche noia. E allora vi volevo dire un'ultima cosa prima di concludere il video. Vi lascio qui sotto nell'info box sia il link del copridivano se volete andare a dare un'occhiata, e se invece avete anche intenzione di acquistarlo, vi lascio sempre qui sotto nell'info box il codice sconto del 20% ed è valido fino all'11 di aprile. Così, se ne volete approfittare, avete anche lo sconto. Insomma, potrebbe anche essere un regalo di Pasqua. E niente, io concludo qui il video perché ho già fatto la doccia, però mi devo mettere a preparare cena. E come sempre, spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio. E vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!